Zombie Apocalypse. Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, vlog, barra chiacchiccio. Dunque, questo è un video per parlare un po' con voi, ma anche perché mi piace parlare sempre con voi. Come state? Io tutto ok, tutto a posto. Allora, nuovo acquisto, in farmacia, ho preso questo cerchietto perché io così i capelli non li posso più vedere, se hanno qualcosa addosso sui capelli. E niente, allora, innanzitutto volevo parlare un po' di tante cose. Volevo parlarvi che oggi non sono uscita tutto il giorno, ma vabbè, dettagli. Anzi, volevo uscire ma stava piovendo, perché qui a Palau ha piovuto e mi sa che sta tuttora facendo un po' di cielo cupo, ma appunto per mezzo della pioggia che c'è stata stamattina. E quindi niente, direi che appunto se riesco esco domani mattina, sempre se non piove, se non promette pioggia. Non voglio dire assurdità, ma è vero, c'era tanta pioggia oggi, manco me ne sono accorta quando ha cominciato a piovere, perché era ancora un po' in fase di sonno, ero quasi assonnata stamattina. E vabbè, niente, dunque ho fatto colazione stamattina, ho fatto una bellissima colazione. Voi direte, cosa mangiate di buono? Che dovete niente, e che senso ha di raccontarcelo? Sì, è vero, non ha senso, però volevo dirvi semplicemente che ho fatto una bella colazione tipo caffè, un buon caffè, perché la mattina io il caffè non lo faccio mai mancare. E poi ho fatto, come si può dire, ho bevuto un goccino di latte, non è che è un cappuccino freddo ovviamente. Voi direte, come è questo cappuccino freddo? Non è proprio un cappuccino freddo, ovvero, mi spiego, una tazzina di latte messa dentro una tazzina di caffè, molto buono, nel senso, ho messo il latte dentro la tazzina di caffè. Dopo che avevo bevuto il caffè, vedrete, come mai, perché ho fatto così, perché sì ragazzi, mi andava di fare così per non sprecare altre tazze. Ho messo direttamente dentro la tazzina del caffè il latte, e mi ho preso anche le mie belle cose, le mie belle medicine, perché ne ho bisogno, il mio cucino, le mie cose, niente. E poi nulla, alla fine poi stamattina mi ho lavato i piatti, cosa che mi sono dimenticata di filmare il video dove lavo i piatti, ma vabbè, non importa, lavo i piatti, ho dato una spazzata, devo rinnovare lavare i piatti stasera. E niente, quindi mi sono andata a lavare i piatti, ho spazzato per terra, non ho lavato, tanto poi non ha senso lavare, perché tanto sì, avrebbe anche un senso lavare, però non ho messo troppo a allungare la cosa, e mi sono goduta di più forum. È vero, durante la cosa di forum, cioè durante la trasmissione di forum Barbara Panumbilli, io mi guardo sempre lei perché mi piace da matti. E niente, quindi mi è piaciuto molto, ho voluto vedere forum per dopo guardare video su YouTube. Alla fine ho guardato qualche cosa anche in televisione, qualcosa, più di qualcosa, perché mi guardo sempre tutte le mie soap opere preferite, che sono turche, ma anche spagnole, se non erro, sì, perché la promessa è ambientata in Spagna. E invece Terramara in Turchia, almeno credo che sia così, sì, credo proprio che sia, no, senza il credo, è così, in Turchia è Terramara. Poi cos'altro c'è? Vabbè, ce n'è un'altra che finisce dopo l'altra ancora, cioè dopo La Promessa, se non erro, sì, perché c'è My Destiny, non so, mi pare di sì, ma
la guardo perché ho guardato un pezzo, almeno 2 episodi, e mi sono piaciuti, ma non da impazzire, quindi direi che no, no, ragazza, non mi piace, non è da dire, ah, no, che bella, no. È bello, ma a me non... Non da gridare wow che bello, avrei preferito di più My Dreams, insomma quella lì dove c'era Kayaman, o Kayaman come si chiama, no, vabbè, avete capito, quell'attore turco molto bello, lui si sì, è con la sua lover, però non c'era quel film perché credo che sia finito, niente, The Daydream si chiamava, sì. E nulla, quindi che dire? Cosa posso dire di bello? Niente, che alla fine sono riuscita a come si dice, a guardarmi tutte queste cose, ho lavato i piatti e poi ovviamente mi sono goduta un pochettino delle chiacchiere di mia nonna, come sempre. Ci trasoliamo a parlare, vabbè, poi lei è uscita con le sue commissioni, come ovvio, dopo colazione, e si è preparata per uscire alla spesa, uscire, dovevo andare in posta, e niente, dovevo andare in posta, e dovevo andare a farsi un po' di spesucce per il pane, per esempio, e nulla, gli era arrivata una raccomandata della luce, credo, sì, se non sbaglio. Non mi ricordo, sì esatto, mi ha raccomandato la luce e poi nulla. Alla fine nulla. Che posso dirvi di bello? Tornata a casa, era tutto a posto e poi come si dice? Nulla di che, si è riposata mia nonna. Perché non sempre riesce a riposare, però d'estate con un caldo torrido e bruttissimo da sopportare, ovviamente non fa la siesta, non so se si dice, no, la fiesta che si dice in spagnolo, vabbè, comunque il pisolino, il pomeridiano, perché ne ha bisogno veramente, un riposino, chiamatelo come volete voi, ma almeno si riposa un po'. Non sempre ce la fa riposarsi perché, vabbè, un po' voi per il chiasso che c'è per la strada sotto casa, cioè sotto la finestra sotto casa, è un po' perché anche lei ha mille pensieri, però vabbè, che sono piccoli dettagli, come dico sempre nei video. E nulla, mi sono solamente un po'. Ho fatto delle chiacchiere con voi. Allora, il video non finisce qui perché dopo ho intenzione di fare un altro video. Cioè, prima di tutto voglio parlare un po'. Ah, non so se si vede, sono per abbronzata da questa parte, sì. Ebbene, sì. Ma no. Si vede, sì, ok. E niente, praticamente, cos'è sta roba che vedo qua? Ah, ok. Allora, praticamente, oggi cos'è? 4 luglio? Sì, non manca 4 luglio, dove sto? Perdonate, mi sono partita con la testa, c'è troppo caldo, quindi ho chiuso la finestra così, perfino, non so, si può dire, però vedete che tra... No, da qua non lo vedete, però ve lo descrivo io in breve. C'è una nuvola così brutta e antipatica, che sta smuovendo mare e monti, per modo di dire, che sta smuovendo un albero che c'è a fianco alla casa di mia zia, e quindi diciamo stare, va, sperando che non venga di nuovo fuori il diluvio universale, perché ci manca solo quello, e niente, quindi appunto vi ribadisco, stamattina ha ripiovuto, anzi cosa sto dicendo, ha piovuto, non ha ripiovuto, ha piovuto. E nulla, quindi io, non ho fatto altro che stare in casa. Cosa vuol dirvi? Volevo dirvi che non
Non mi sono truccata, PS. Scusatemi perché sono una... Perché non sono truccata, ma me ne può fregare, non mi interessa. Sì, in un certo senso mi interessa truccarmi, ma oggi non mi sono voluta truccare, casomai, in un secondo tempo di questo video, se mi spirpizzo la testa di truccarmi, lo farò senz'altro. Però ho un caldo terribile, siamo al 4 agosto, ecco adesso. Mi sono ricordata che sì, che siamo il 4 agosto, aspettate. Sì, siamo il 4 agosto. Quindi non vedo perché mi dà fastidio così tanto il trucco. Boh, vabbè. Al limite, come si vuol dire al limite? Mi trucco gli occhi e non il resto, vediamo. Se ci riesco, perché non è detto. A meno che non faccio altri tipi di video, cioè altri tipi di clip dove riprendo cosa faccio e cosa non faccio, ok? Nulla, scusate se mi guardo da questa parte, ma ho lo specchio e quindi guardo come sono le mie sopracciglia, che sono veramente una... Va, vabbè, non voglio commentarmi. Sono da rifare, poi sono fatte a disastro perché naturalmente non che io me le pasticcio solo, però non hanno una linea vera e propria. Non so se ve ne siete accorti anche voi. Voi direte: ma non ci stai andando all'estetista? Sì, sto andando, ma non posso andare sempre dall'estetista perché dopo un po' i soldi me li mangio tutti, solo in quelli devo anche mangiare anche io, devo mangiare anche io. Scusate, calabrese, ma sono sarta e parlo così. Sono antipatica, ma è la verità. Anzi, sono orgogliosa di essere sarta. Quindi, niente. Io dicevo che praticamente... come stavo dicendo? Ah, che non posso andare sempre tutti i giorni e tutti i mesi dall'estetista. È già tanto se vado una volta o qualche... una volta o di tanto in tanto dall'estetista, cioè... per esempio, me l'ho fatti a luglio? Sì, esatto, luglio, inizio agosto, e adesso che siamo in pieno agosto, inoltrato, siamo proprio al, scusate, al 4 agosto, non ho tanti peli superflui, però che sto dicendo? Sì, vabbè, non ho tanti peli, come suol dire, esagerati, perché grazie a fare tanto, grazie a Dio, a fare tanta ceretta, non sono più come era una volta che, vabbè, sì, do sempre un bel po' di soldini all'estetista perché sono tanti i miei peli, sembra così, ma sono tantissimi, non sono più come una volta, ma ce n'è ancora un bel po', finché non continuo a fare la ceretta resteranno sempre di più, non so, allora ribadisco, sono tanti, ma non sono così tanti come quando ero all'inizio, che ero adolescente, erano... Sì, è vero, no comment, è vero, direte voi. No comment, è vero, però c'è un pro e contro della ceretta, che tante volte fa un male cane, ma a volte la sopporto anche. Quasi più delle volte la sopporto di più della crema depilatoria, perché la crema depilatoria non me ne vogliate, ma o sono allergica o non la posso più tollerare sulla mia pelle, perché non ho fatto un tipo di crema depilatoria che non fa più per me. Tipo quella, i frutti di bosco, come si chiama, non lo so, sempre quella della Vette sto parlando, non della Strip, o come si chiama, quella della Vette mi piace, ma dopo un po' mi rode, non vi dico cosa fare, non fare la ceretta, perché la ceretta penso che aiuti di più, come si dire, sulle gambe, sulle braccia, sulle ascelle, insomma, anche qui il baffetto, vabbè. Sul baffetto mi è rimasta un po' di macchietta, non so perché si sia datata. O dalla ceretta, non lo so. Oppure dal sole, comunque, vabbè, questi sono piccoli dettagli che vi sto dicendo. E, poi cos'altro? Sì, la ceretta non fa a volte un bell'effetto, però... Se curato bene il corpo, la persona, tipo metti sempre la protezione solare, sia d'estate che d'inverno, insomma,
La protezione solare ad ogni modo va messa tutto l'anno, che io sappia, perché ho sentito dire anche da un dermatologo e sono andata anni e anni fa, diceva di metterla tutto l'anno la protezione solare, e credo che sia giusto, però io me la dimentico, quindi ahimè, non so se questa sia una macchia che vedo qui o se siano solo peluria. Io penso che sia più una macchia, perché peli ne ho pochissimi, me li posso anche ritoccare con la pinzetta, volentieri anche, ma non ci penso neanche perché fa un male cane, quindi no, non se ne parla neanche. Mentre per quanto riguarda, come dire, sì, la ceretta sia nei baffetti che ho la crema depilatoria qui, una volta l'ho toccata, ma si salvi chi può, non esiste proprio. Voi direte cosa? Sì, ho messo la crema depilatoria qua, ma non si fa, non lo fate, ragazze. È rischioso, è dannoso e boh. No, io non l'ho sentito male, però ho rischiato di poter avere anche io la barba. Non è una cosa, non è una bella cosa, no. Quindi, se volete fare una bella cosa, andate all'estetista o. Se voi siete capaci, avete fatto un corso, siete autodidatte, tipo come me, ma anche se sono autodidatta non c'entra niente, vado lo stesso dall'estetista e ta, ta, e in un attimo ha fatto, perché è un attimo, come si può dire, mi mette in mente di dire in gallurese, in dialetto gallurese, però vi storpiate la faccia, ovvero vi strappate la pelle, ma non fa, no, ragazze, se non siete capaci o siete autodidatte va bene se ce la fate e non vi fate male, ma se ce la fate bene, altrimenti estetista va benissimo. Quindi nulla, ragazze, poi cosa dirvi? Per quanto riguarda in questo mese non ho fatto molte cose. Cioè, sono andata un po' in giro con la mia educatrice e sono stata molto bene. E nulla, stavo pensando di andare in pizzeria, ma non so cosa dirà mia nonna, perché non so cosa dirà, però io avrei voglia di andare in pizzeria, ma magari a Carnigione, non lo so, non è nulla di certo, perché boh, non ne ho idea. Boh, vedete, perché non ci vai se ti fa piacere? Mi fa piacere, ma deve, io ho 35 anni e non è che dipende da me, ma dipende anche tutto da, perché non voi non sapete la mia situazione, ma non me la potrei neanche dire, ma purtroppo certe cose non sono molto autonoma, perché non so se voi lo sapete, ma non sono molto autonoma. Allora, come anche stai su YouTube? Allora, su YouTube posso starci tutto quanto, basta che non combino fesserie. Per il resto, fesserie serve a dire fare dissing. Io il dissing non lo farò mai, manco morta, perché non piacciono le persone che fanno dissing, non sono belle per niente, non sono neanche simpatiche, quindi non lo faccio. Però, anche se non sono molto autonoma, molte cose le posso fare lo stesso. Appunto, ribadisco, fino a fare YouTube, make-up e beauty lo posso fare, ma il resto nada, proprio nulla. Voi direte, ma sembri tutto, vederti sembri più normale quello. Sì, ok, ma ci sono dei pro e dei contro che devo stare attenta a come mi comporto, perché sennò guai a me. E non lo dico per altro, lo dico semplicemente perché sti ragazzi non è il caso di esagerare troppo a fare stupidaggini su stupidaggini. Già. Cos'altro volevo dirvi? Che in questi giorni ne ho anche comprato tante altre cose, che non sto qua, vabbè. La spesa, come sempre, mi ha fatto una bella spesona, che tra l'altro la maggior parte della spesa me l'ho tutta pappata. No, non mi sono ingozzata perché non è. Una volta mi ingozzavo, ma brutalmente. Adesso non lo faccio più. Non cercate di
di travisare, perché non è come pensate voi che andavo e rimettevo. No, sì, io mi mozzavo, ma non ho mai rimesso, non ho mai vomitato. Sì, è brutto a dire, ma non ho mai vomitato, tranne una volta quando c'era la mia babysitter che mi ha detto: no, una cosa brutta non so qua ripetervi, perché non vorrei mai che si vedesse questo video qui. Mai, dire mai, voglio evitare brutte storie e problemi. Quindi, no, ragazzi, non se ne parla proprio, ragazzi, che non farò mai. Allora, mukbang li potrei anche fare, ma altri video del genere non li farò mai, tipo, che ne so, delle challenge sul mukbang. E mezzo di no, perché io non mi piace queste cose. Poi c'è gente che dà fastidio e che dice: ah, poi vai a vomitare, poi qua e poi là. Sì, il mukbang lo posso fare, però posso fare un mukbang silenzioso o narrato, perché il mukbang è bello quando non c'è da, come si dice, non c'è da parlare con la bocca aperta. Lo potrei fare mangiando bocca chiusa e raccontandomi un po', forse è più carino mangiando bocca chiusa. Scusate, aiuto, tutto un fiato, non ce la posso fare. Vi dicevo, forse mukbang a bocca chiusa, mangiando in modo composto, non devo proprio serio perché non c'è niente di serio, però vabbè. Vi narro quello che sto mangiando e vi narro soprattutto che bevo un semplice bicchiere d'acqua, nulla di che. Cosa sto guardando, per esempio, al di fuori della telecamera, perché metterò il telefono da una parte per riprendermi, e dall'altra parte spiegherò il narrato del video, lo scorrere del video. Cioè, per esempio, se sto mangiando una cosa, della pasta o l'insalata o quello o quell'altro, e poi se mi vedete bere in continuo, perché io bevo con la fontana quando ho sete, se mangio salato o meno, vi dico: scusate se bevo più acqua, ma bere fa bene. Ricordatevi di bere sempre, perché bere aiuta molto. E niente, ragazze, questo era tutto. Sì, ragazze, non si fanno troppi minuti di video e non va bene, e manco mai guardate. Quindi ho deciso che adesso come dire, sì, vi saluto, perché non vorrei mai fosse troppo lungo sto video. E noi, appunto, ci si becca al prossimo video. Anzi, dopo di questo ne faccio un altro, però prima questo lo provo a montare, se mi riesce, non è detto. Magari la disturbatrice mia nonna parte scherzi, mia nonna è buona, una santa donna. Però vorrei fare questo video, altri video, non per mia nonna, per divertirmi a fare questi video, ma anche per non lasciarvi sole. Lo so che non ve ne può fregare di me, però a me piace parlare con voi, tenervi compagnia e tenermene voi a me. Un bacio, non lo dirò mai, o lo dirò sempre, non lo so. Comunque, cosa vuoi dire? Cosa stai dicendo? Dove vuoi parlare? Che vi voglio bene, mi mancate quando non faccio video e mi mancate quando non posso vedere i vostri video, perché devo fare altre cose mie più serie, ma non perché voi non siete seri, ci mancherebbe altro. E allora voglio andare a dire e a parlare che quando non riesco a guardare i vostri video è perché, come dice mia nonna, se riesco a parlare senza impappinarmi. Sì, è più importante il dovere, come dicevo, lo so, è scontato, il piacere. Io vorrei guardare i vostri video, ma tante volte dice mio: ah, se vuoi vedere i video, allora li lasci da una parte, il telefonino, e scorri, fai scorrere il video. Tanto, anche se lo sanno che lo fai scorrere, poi commenti un altro secondo momento. È vero, ha ragione, potrei fare così. E già faccio così. Bene, allora, non lo dico all'inizio, ma l'ho detto adesso. Like se vi fa piacere questo video, se vi siete iscritti, grazie di cuore, grazie di cuore così tanto. E attivate la campanella qualora voi decidiate di rimanere aggiornati sul mio prossimo video aggiornamento sul canale YouTube. Un bacio e chi tira alla prossima. State bene e godetevi le vacanze, anche in diretta con me, anche
mia compagnia o compagnia anche di altri youtuber, non lo so. Va bene? Ciao. Zombie apocalypse.